L'aumento del 3% sull'RC auto proposto dalla giunta provinciale di Ancona si tradurrebbe in circa 15 euro in più per chi paga un'assicurazione da 500 euro, 20-21 euro per chi ne ha una da 700 annuali e 27 euro per chi sfiora i 900 euro per la polizza della vettura. Con l'aumento la provincia si assicura un'entrata da 1 milione di euro a fronte di un taglio dallo Stato centrale di 1 milione e 800 mila. Questo è il primo effetto del federalismo fiscale voluto da questo governo. Ti tagliano i trasferimenti statali e tu hai meno entrate. Quindi a questo punto loro ti dicono: se tu vuoi ti do una leva, che nel caso delle province è quella dell'RC auto. Potevamo incrementare questa leva fino al 3,5%. Noi abbiamo scelto un po' meno, quindi non il 3,5% ma l'incremento del 3%. Potevamo fare a meno? No, non potevamo fare a meno. Abbiamo deciso politicamente di utilizzarla non al tetto massimo e abbiamo soprattutto deciso di utilizzarla per terminare gli investimenti. Scuole, strade, demanio, ma soprattutto edilizia scolastica e viabilità. Non è che il milione che ci entra risolve tutti i problemi, perché se noi pensiamo al livello di investimento di questa provincia, è uno degli indicatori che ci hanno permesso di avere sempre rating alti e che ci hanno permesso soprattutto di essere individuate lo scorso anno per un'indagine Censis fra 9 province in tutta Italia che meglio hanno risposto con azioni, con misure anticrisi, una delle quali è investire sul territorio.